Salve a tutti cari amici. Allora, chi frequenta la diretta delle ore 13 sicuramente avrà sentito un jingle che ripropongo abbastanza spesso, che dice manca il milanismo. Mi è ritornato alla mente ascoltando l'intervista che Maldini ha rilasciato a un podcast dove parla di alcune cose, parla naturalmente della sua storia, eccetera, eccetera. Però all'inizio di questa conversazione c'è una parte che mi ha colpito e che Paolo spesso tira fuori perché ci vuole dire qualche cosa. Naturalmente io provo un grande affetto, una grande stima nei confronti di Maldini perché sono cresciuto con lui, praticamente ho fatto 30 anni con lui, quindi è come uno di famiglia. In più mi è stato anche dirigente, in più mi è stato anche dirigente vincente, e quindi grande stima e grande affetto per Paolo Maldini. Quando parla Paolo io lo ascolto sempre con grande piacere, e lo ascolto soprattutto quando parla di calcio, perché quello che ha detto oggi in relazione alla cosa della quale parleremo tra poco è proprio calcio, cioè calcio inteso non come tattica, non come schemi, ma come uomini, come gestione del gruppo, come tutta quella parte che noi non vediamo, ma che, come dice Paolo, io ne sono convinto, è fondamentale per la riuscita di un progetto vincente e quindi per creare qualche cosa, per creare qualcosa che possa ottenere un risultato e che possa essere ambizioso. Lui tocca anche il tasto dell'ambizione, ma questo, insomma, ne abbiamo già parlato altre volte, tutte le volte che Maldini ha parlato, perché poi alla fine si torna a battere sempre lì e si torna sempre a mandarci un po' questi messaggi, probabilmente per far capire un po' l'andazzo a quelli che ancora non l'hanno capito, e sono sempre meno, ne sono certo. Ma Paolo Maldini parla di calcio perché? Perché dice: ci sono delle cose che non possono essere calcolate su un file, su un foglio di Excel. Dice proprio questa cosa qua. È tutta quella parte di pressione, tutta quella parte di gestione della pressione. La gestione della pressione intesa come rapporti con i ragazzi, vedere come si allenano, parlare con loro, cercare di capire anche come aiutarli a gestire la pressione. Ed è in questo che una figura come la sua era molto importante all'interno del Milan, proprio perché non solo lui, attraverso la sua esperienza, attraverso i suoi tanti anni di calcio, poteva trasferire ai ragazzi il modo così per interpretare alcuni momenti, per cercare di essere di aiuto e di supporto e anche di insegnamento, oltre che figura di riferimento, no? All'interno del Milan. Questo è importante, in tutte le squadre ci deve essere una figura alla quale tu ti appoggi nel momento di difficoltà, perché o è magari l'allenatore oppure è qualcuno all'interno dello staff che può aiutare soprattutto dei ragazzi più giovani nell'affrontare determinate situazioni e determinate pressioni alle quali sono sottoposti, perché io non ho mai negato il fatto che questi giovani ragazzi siano certo, da un lato dei privilegiati, ma dall'altro anche delle persone estremamente esposte da un punto di vista mediatico. Cioè, io non sopporto metà di voi. Sto scherzando. No, nel senso, già per uno piccolissimo come me, avere a che fare con certi commenti, avere a che fare con certi utenti del web è, insomma, una cosa un po' fastidiosa. Prendiamo questo e moltiplichiamolo per 10.000 milioni, che è quello che subiscono loro tutti i giorni, e avremo la soluzione, no? E avremo la conclusione di questo tema. Il tema è: non è facile, non è facile per ragazzi 20, 22, 23 anni, ma anche 25, 26. Che testa avevi tu a 26 anni? Avevi la testa di adesso, no? Riuscire a sopportare queste pressioni. E queste sono tutte cose, dice Maldini, che non possono essere collegate al freddo calcolo, cioè non possono essere schematizzate e non possono essere ridotte a un qualcosa che viene gestito da chi non ha esperienza a fare questa cosa. Lui dice anche delle proprietà straniere in generale, dice che le proprietà straniere non hanno la percezione di questo tipo di pressione. Credo si riferisca soprattutto a quelle americane, o comunque quelle, diciamo, che vogliono introdurre un nuovo modello di business all'interno del calcio europeo, e lo fanno
fondamentalmente in due modi: o lo fanno attraverso una struttura estremamente sofisticata ed estremamente dettagliata nelle sue competenze, come ad esempio quella del Liverpool, che ha una quantità infinita di dirigenti, ognuno impiegato in maniera settoriale e specifica nel proprio campo, e questo è un approccio molto americano, perché anche per esperienza personale ho visto diverse aziende dove la specificità del lavoro è richiesta ed è molto molto ristretta al proprio campo d'azione, no? Oppure ci sono altri che, diciamo, hanno una gestione un po' più, fra virgolette, familiare, come può essere la Fiorentina, nel senso con riferimento del proprietario, e altri che invece sono in mezzo tra una e l'altra, come sembriamo essere noi, cioè né col proprietario e nemmeno con la gestione dettagliata, mirata e precisa. In settori poi dove appunto serve una particolare sensibilità, ed è qui che si parla di calcio nel momento in cui si deve capire che una squadra di pallone non è soltanto comprare, vendere, merchandising, numeri, fatturato, è anche quella cosa lì. E io trovo davvero che ci sia una... Così trovo che sia un peccato, ecco, sia un peccato, ma non per una questione romantica, semplicemente per una questione di dinamiche. Sentire, ad esempio, quello che ha detto il presidente del Real Madrid, no? Florentino Perez, ha detto: ormai le società di calcio non sono più club sportivi, sono delle aziende, i giocatori sono dei... non so che cosa ha detto, insomma, ma ha fatto intendere, ecco, i calciatori non sono degli sportivi, ma sono degli asset delle aziende, cioè c'è tutto molto essiccato, tutto molto asciutto, e questa cosa a me dà fastidio. Poi io mi rendo conto che la realtà è questa, però mi rendo conto anche di come si possa combinare le due cose, no? Di come si possa unire le due cose, cioè si possa cercare di gestire come un business un'azienda, una squadra di calcio, però mantenendo quella parte che serve per tutta la questione dei rapporti umani e della gestione della pressione di cui parla Maldini. Ecco, una cosa che probabilmente sta rendendo poco simpatica la nostra attuale dirigenza è anche questa cosa qua, cioè l'asettico. Sembrano tutti vivere in camere iperbariche, come quella che aveva Michael Jackson, una camera ossigeno Michael Jackson. Sembrano tutti vivere in camere iperbariche con una freddezza e un distacco tale che non possono essere certo compensati da quattro scenette come quella di Genova con i pugni sul plexiglass. Quello non è rapportarsi attraverso il milanismo, quella è un'altra cosa, quello è spettacolo, ma è un'altra cosa. Ecco, penso che questa sia anche una parte, come dire, che abbia contribuito al distacco tra il tifoso del Milan e la dirigenza. Manca il milanismo, cioè manca qualcuno che possa rappresentare l'essenza di un club che probabilmente ha bisogno più di altri, perché poi mi si dirà: e beh, ma la Roma, e beh, ma l'Inter, ma la Juventus non è che hanno figure. No, certo, poi da vedere un po' anche lì la questione, ma comunque io parlo per la mia squadra, parlo per la mia. Io sento, ecco, sento la mancanza, e come me tanti, di qualcuno che possa incarnare non tanto il discorso di una garanzia, che comunque fa sempre bene, cioè se il mio garante adesso deve essere Ibrahimovic, io sinceramente non è che posso aspettarmi che lui faccia di tutto per il bene del Milan, essendo lui una persona che, diciamo, non ha nella vita lo storico di chi al Milan è praticamente nato e è sempre stato, no? Quindi per me Ibra, dal punto di vista del milanismo, vale uno qualsiasi degli altri dirigenti, non fa testo. Ma manca un po', ecco, manca un po' quella cosa lì, manca un po' quel sentire, quel percepire, quell'appartenenza, quel senso di appartenenza che qualche volta, col quale non si deve sempre essere d'accordo. E attenzione, cioè anch'io non mi sono mai posto, anche con Paolo Maldini, nel modo nell'asservimento più totale, cioè non è che ha avuto sempre ragione dal mio punto di vista, però c'era comunque una base, e quella base era proprio questa cosa qua, era anche sapere che c'era qualcuno che con i giocatori parlava in un certo modo, che poteva trasferire un certo tipo di cosa che può servire. Ecco, adesso chi lo fa tutto questo a Milan? Credo nessuno, perché nessuno è in grado di farlo, ma perché nessuno è Paolo Maldini, nessuno ha uno storico.
E quindi ecco, qui c'è un po' di quello che manca dal punto di vista di milanismo, da un punto di vista di appartenenza, ma anche da un punto di vista di calcio, perché poi tornando al discorso, è il calcio del quale parla Maldini, è il calcio contrapposto ai fogli di Excel, con tutto il rispetto naturalmente per Excel, che è un signor software e, insomma, è che, che funziona bene, e, però questo è il punto, questo è il punto. Prosciugare di emotività una squadra di calcio è molto pericoloso, molto molto pericoloso.